Ciao a tutti, Isola Ilion va a intervistare Angelo Montanini, uno dei maggiori illustratori fantasy dell'universo tolkieniano. Andiamo. Del passato direi che Angus McBride, che comunque non ha fatto soltanto Tolkien, è un illustratore che purtroppo non c'è più, ma ha illustrato tantissimi libri della Osprey, che era una collana che era praticamente illustrava le divise militari di tutte le epoche, ed è stato secondo me un maestro che ha oltretutto illustrato anche Tolkien. Del presente devo dire che ho forse sì qualche collega italiano col quale mi piacerebbe lavorare, tra parentesi alcuni dei quali ho avuto la fortuna di dirigerli come direttore artistico, proprio perché il calendario che è stato realizzato del Signori per l'Anello, ma un nome su tutti direi Paolo Barbieri. Essendo non giovanissimo, avendo un'esperienza di Luca da quasi 30 anni, ad esempio, ho visto cambiare il concetto nerd in una maniera assoluta, cioè il concetto nerd che era considerato negativo 20 anni fa, adesso addirittura viene utilizzato con orgoglio, perciò è cambiato totalmente il mondo anche da un punto di vista di considerazione. Certo, esistono ancora persone che non sanno nulla di quello che è un concetto di fantasy, però secondo me sta cambiando tantissimo. E Lucca non è semplicemente un'isola felice, perché io che abito a Milano, ad esempio, le famose convention e tutto attirano sempre più gente, ma potrei citare Roma, potrei citare Torino, potrei citare Napoli. Perciò credo che i tempi siano veramente cambiati. Ovviamente tutto il mondo, ad esempio parlando dei cosplay, che una volta venivano solo visti come semplicemente una situazione un po' ridicola, e il manga, il travestimento, queste cose, la serietà con i quali vengono realizzati e tutto. Io ad esempio insegno il fashion design, perciò c'è il discorso anche del costume, viene sempre più apprezzata anche la qualità di questa espressione, perciò non è più relegato in un mondo, in una nicchia considerata da fuori di testa o semplicemente dei sfigati, se posso usare questo termine.